Ci troviamo a Giustagnana, su segnalazione di Maurizio Santini. Siamo venuti in questa vecchia abitazione che è stata ristrutturata adesso, vedete, in parte così, ma la pavimentazione è rimasta quella originaria. E su questa pavimentazione ci sono ben circa 5 giochi incisi sulla roccia, sulla pietra. Due qui su questa soglia, uno più grande con tutto quadrati piuttosto regolari, un altro qui più piccolo e uno là più indietro. Sono 5 in totale. Questa è una vecchia pavimentazione. Inoltre ci sono anche delle scritte, delle date, cioè è una pavimentazione completamente incisa. Ci sono anche delle iniziali, alcune coppelle scavate nella pietra. È molto interessante, piccola. La casa è stata ristrutturata, ma la pavimentazione è rimasta originaria, quindi noi adesso stiamo girando anche per i borghi per documentare, diciamo, questa specie di tavolati incisi, che sono moltissimi perché ne sono stati documentati ad oggi circa 550. Su, diciamo, uno studio molto approfondito di Sergio Marchi, che ci ha dato anche delle ottime indicazioni per quanto riguarda la zona tra la Liguria e tutta la Toscana. Quindi adesso il gruppo Pangea Project si sta concentrando anche su questo, diciamo, particolare tipo di incisione che veniva usato appunto proprio per giocare dalle popolazioni che vivevano nei dintorni, si trovano dovunque, anche in mezzo al bosco ci sono questi tipi di incisioni, non soltanto nei paesi, noi li abbiamo trovati proprio anche nascosti, tipo nel bosco di Bovalica, l'ultimo che abbiamo visto, molto bello, e quindi noi continuiamo perché comunque anche questi sono una testimonianza importante sul nostro territorio, come del resto anche i pennati. Vi salutiamo da Giustagnana.